Tocchi e siamo a posto. Guarda, guarda. Buona, bravo. Ai ai ai. Adesso quando vai ad uscire da me. Ma è vero. Sì, no, è andato a farla doccia, ha chiesto al mister se poteva giocare il primo tempo, poi dopo è allora ho visto che aveva il sistema delle spogliatoie. Bravo, score! C'erano quelle classiche, queste così. Qui c'è sempre solo il telefono. Usa. Lo so, ma se usa molto. Nella cura. Anche il bar, la partita, tutto da loro, no? Ma perché hanno il bar? C'è sempre lui. Era sempre chiuso. Abbiamo visto per fatto una rimpatriata con il vecchio gruppo. Ah, è vero. Con il vecchio gruppo di Alberto, che sarebbe stato anche visto di Alberto. Sì. Mi fa male. Allora, non fammi vedere. Fuori! Paolo mi chiedeva. Ma Bruno è già andato? Bruno sì, perché so di sì. La moglie è alle 7. Volare, Nico! Bravo, Giuseppe! Oh, vedi che è qua Bruno. Vieni che mi fa male la spalla. Chi è? Su Simone, il 4. E c'è la borsa medica lì? No, beh, vieni là, dai. Si sta facendo la doccia. Ah, ok. È uscito, già che non stava. No, c'ha la bronchite. Ascolta, Nicola, vuoi andare te? Prendi la borsa medica in panchina. È in panchina. La e nella borsa medica sì. 6 milioni. Ma è caduto male? Non so come sia caduto, dico ma fallo uscire, va. Grossa! Solo in sette. Lascia bianca, se te raccontava prima.
Sì, ci sarà una prova grossa. Non so manco se mangia a casa. Io sì, lui è lui. Ciao, ciao, noi. Perché prendo fino verde, gli alberi e le zanzare. Forse le partite in casa. Grazie. Strano, perché bella, bravo. Anche oggi il nostro palo quotidiano l'abbiamo preso. Che tuo figlio senza plastinchi, senza niente. Ah sì, che cazzo gliene. Chi è che è caduto lì? Poi visto che l'ho parati tutte e due. Ah beh sì, è vero, una volta con la pancia e una volta con. Non parli, se fosse capitato a te quello scritto di dietro. Quando